Scusami, Thomas. Ah, bene. Thomas, che dovrei fare? Avanti, dimmelo. Thomas, perché non dici più nulla? Thomas! Thomas Johnson, sei lì! Thank you.
splendida giornata per andare a Luna Park. Ah, lo so, me lo sono ripetuto per tutta la settimana. E tu che cosa stai facendo? Oh. Spiacente, mia cara, ma non vieni con noi stavolta. Ehi, avanti, su, fuori, andiamo. Non fare storie. Molto bene, ti terrà compagnia. Oh, accidenti, Dev, che idea. Me lo fai questo favore? Oh, avanti, David, falla venire, ti prego. Vuoi smetterla di chiamarmi David? Papà, devi dire, papà. Sì, va bene, Dev, allora può venire. Sarebbe troppo caldo in macchina, poverina, e tu non vuoi che si ammali, vero? No. Ok. Ehi, piccolo, se le dessi io un'occhiata mentre tu non ci sei? Ok. Avanti, avanti, signorina, andiamo, andiamo. Tu, vieni con me. Grazie, Peter, lasciala pure in garage quando ci vai, se non ti dispiace. No, no, non divertiti, ciao, Michael. Ciao, ciao, Sparkle! Ciao. Ciao. È già pronto a parlare? Oh, su, portiamolo in camera. Sì, meglio. Piano.
Allora, com'era il Luna Park? Niente di speciale. Però lui si è divertito, sai? E anch'io. Hai potuto scattare foto? Oh, no, purtroppo ho dimenticato la macchina a casa. Niente fotografie. Niente fotografie. Beh, immagino che ce lo dovrai riportare domani, allora. Ma neanche per sogno. Una volta all'anno è più che sufficiente. Sai che sacrificio. Per me lo è certamente. Buonanotte. Sogni d'oro. Non ti importa che faccia tardi al lavoro domattina? Rimani qui, allora. No, devo sbrigare alcune faccende a casa prima di venire in ufficio. Oh, c'è sempre qualcosa. Ti dispiace? Certo. Io sono un bambino, ho assoluto bisogno di affetto, per forza mi dispiace. Oh, ferma. Ferma, ti prego. Deciso di andartene. Accidenti, ogni volta c'è qualche intoppo perché c'è di mezzo una cosa o perché hai da lavorare. Povero te, poverino. Smettila. Sparkle, vieni qui. Devo andare. Mi ci vorrà mezz'ora per liberarmi dell'impegno. Potrò essere lì per le 10, va bene? Ok, va bene. Su, coraggio, mangia tutto. Accidenti, devi essere veramente affamato. Posso averne un altro? Per te o per Sparkle? Per me, Sparkle non mangia toast. Ah, davvero? Ha la bocca sporca di sugo, però. Non ho detto che non le piace il sugo, io. Che furbacchione. Per il compleanno di Michael. Oh, beh, ci sarà una festicciola. Michael ha invitato un po' di amici. E non ha intenzione di dirmi cosa gli hai comprato. No. Proprio no? È una sorpresa. Sei incorruttibile. Già, ma quando avrò bevuto questo, ti spifferò. Tutto vedrai. Sai, c'è l'atmosfera giusta, il vino e una donna bella e desiderabile. Cin cin? Cin. Hello.
devil. Well, David and I were just talking about you. Of course it was good. Yeah, he's right here. Just a minute. What's happening? Is my son terrorizing you? Good. Bride of Frankenstein. No, that's fine. Yeah, I'd hesitate if it was even remotely scary, but it's not even close. Yeah, no problem. Okay. Yeah, thanks for calling, though. Okay, yeah, I'll talk to you tomorrow, Pete. Yeah. Bye-bye. Tanti auguri, Michael. Tanti auguri. Ok, piccolo. Ora respira profondamente, esprimi un desiderio e soffia forte. Bravo, Michael. Bravo. Bravo. Avanti, Michael. Avanti, apri i pacchi, su. Posso scartare i miei regali adesso? Beh, non vuoi mangiare il dolce prima? No, mangiamolo più tardi. Ok, fai pure. Evviva! Piano, piano, bambini. Dai, Michael, comincia da questo. Vero? Grazie. Ti piace, Mike? Ora scarta quello grosso, dai. Ah. Chissà mai cosa sarà. Avanti, mettici più forte. Rock and roll my shin. Rock and roll my shin. Si sta divertendo, eh? Penso proprio di sì. Quella scimmietta è stato il regalo più gradito. Sembra che lo abbia veramente stregato. Ne vuoi una anche tu? Ah, ma smettetela. Dio, che succede? Pete. Che strano. Cosa? L'illuminazione per strada però non è mancata. Attenti, è un'invasione. Rimanete seduti, do un'occhiata al contatore. Ah, che sollievo. Ascolta, finalmente. Vuoi che ti dia una mano a lavare i piatti, Dave? No, devo soltanto metterli in lavastoviglie, ecco tutto. Beh, lo facciamo insieme. Ci tieni a farti mettere in castigo, eh? Non rimproverarlo, ti offro un aiuto prezioso. Sì, hai ragione, se proprio ci tieni, va bene. Ehi, Mike, porta quell'affare qui un minuto. Metti qui. Mi piace se ci gioco per un po'. Non è adorabile. Dove l'hai scovata? Sai, nel negozio di chincaglieria sul lungo viale. Ah, sì? L'ho visto e non ho proprio resistito. Sai com'è? Ciao. Ciao. Mi sei mancato.
com'è andato l'incontro? Ah, terribile, una noia. Oh, povero Carlo. Era un nevrotico. Dov'è Michael? Nella vasca. Lo vado a salutare. Va bene. Salve! Michael! Accidenti, le 6:30 di mattina. Che significa tutta questa confusione qui dentro? Lo sai che ore sono, Michael? Sono 6:30 di mattina. Scusami, se ti disturbo. Altola, che fai? Dio mio, che spavento! Volevo soltanto vedere cosa stavi smontando. Ah, credo che tornerò a letto. Stamattina mi sono quasi rotto un piede e fratturato la spina dorsale. Oh. Sto riparando la valvola del mio condizionatore d'aria. Si era proprio allentata, ma alla fine sono riuscito a stringerla. Mm-hmm. In 5 minuti. Tu che fai, il giardiniere? Sì, più tardi dovrò sistemare delle aiuole. Beh, magari ti mandano un inviato da qualche rivista specializzata. Sai, mi stupisco di come sei riuscito a curare il giardino ultimamente. Ho solo provato ad abbellire il posto. Dio sa quanto l'abbia lungo trascurato. Beh, andiamo. Il tuo giardino mi sembra così in ordine. Davvero? Sì, proprio. Ah, il telefono. Ok, David, ci vediamo più tardi allora. Pronto? Oh, ciao, mamma, come stai? No, tutto a posto. Michael sta bene, tutti bene. Sì, ti stai divertendo? Straordinario. Quando torni, fra 3 giorni? Ok, molto bene, chiamami. E fammi sapere quando arrivi. Non dire sciocchezze, guai a te se prendi un taxi. Sono in grado di venirti a prendere. Bene. Anch'io non vedo l'ora di abbracciarti. Sì. Allora divertiti, mi raccomando. D'accordo? Ciao, mamma. Ci rivediamo. Bye, bye. Ehi, Pete! Ehi, Wilson! Sì? Vieni qui un momento. Sì, arrivo subito.
Ok, dov'è il fuoco? Guarda qua. David, m'hai fatto correre per mostrarmi una pianta appassita. Beh, se proprio ci tieni, ne ho un giardino intero là fuori. Vieni. Guarda questa. Un'altra pianta appassita. E di questa cosa pensi? Beh, che vuoi che pensi? Penso soltanto che tu le abbia trascurate un po', forse. So, dacci un taglio. Cosa vuoi che faccia? Dimmi. Insomma, non è un po' anormale per te? Che tu non abbia dato loro da bere? No, per niente, perché? Invece l'ho fatto, questo è il punto. Erano tutte perfettamente in salute. Beh, forse non perfettamente, ma insomma, fino a stamattina vivevano. Stamattina? Ma andiamo, David. Te lo giuro, è una cosa inspiegabile. Non capisco cosa le abbia fatte passare così. Immaginate per un attimo quattro piante defunte. Un padre paranoico di nome. Grazie, David. Grazie tante per lei. Ah, Pete, prima che mi dimentichi, posso chiederti un favore? Dipende. Da cosa? Ha ancora a che fare con queste piante, per caso? No, affatto. E allora spara. Ecco, un appuntamento con un cliente, roba da poco. Susan doveva prendere Michael a scuola, ma non può, e allora... Quando? Beh, fra un'oretta. Va bene, andrò a prenderlo. Davvero? Sei molto gentile. Ora, se mi vuoi scusare, bisogna che corra a piantare le ultime due begonie nel terreno, prima che secchino. David lo stregone! Ci vediamo! Che stai facendo? Ah, me l'hai fatta, fratello. Allora, come va? Ah, starei meglio se non avessi battuto la testa. Parlavo della macchina. Ah, bene, penso di averla già piazzata. Però, che rapidità. Sì, un tizio viene domani a vederla. Credi sul serio che questa caffettiera abbia mercato? Si fanno un sacco di soldi con le auto d'epoca. E poi non è che abbia le tasche bucate, lo sai. Ma almeno posso spassarmela un po'. Di, non ci terresti ad averne uno anche tu, David? Sì, ma non voglio pagare io per venderla. È un'occasione che non devi proprio rifiutare. No, non ci penso. E poi non ho nessuna intenzione di vendere la mia auto. Davvero? Puoi ancora usare quella carretta? No, beh, mi basta per fare il giro dell'isolato.
Ah, Michael è appena rientrato in casa, pochi minuti fa. Voleva giocare con Sparkle. Era tutto a posto. Molto bene. Ti ringrazio ancora, Pete. Non c'è di che. Bene. Sarà meglio che mi tolga questi stracci e indossi qualcosa di decente. Farò in un minuto. A più tardi. Michael? Michael? Scusa, papà. Vieni qui, abbracciami, piccolino. Dov'è Sparkle? Pensavo giocassi con lei. È in garage. Temevo che abbaiando mi rovinasse lo scherzo. Ah, hai capito. Avevi previsto tutto, vero? Ben fatto. Mi hai spaventato, sai. Ora però la vado a liberare. Credo sia il caso. Gli abbiamo dato troppo da mangiare, figliolo. Ma era tanto magrolina. Tu la vedevi magrolina, ma in realtà i pesci non devono mangiare molto. Posso seppellirla, papà? Certo, subito. Rispondi tu. Ok. Pronto? Ciao. Sì. Papà, è Susan. Bene, faccio in un minuto, ok? Ciao, tesoro, dove sei? No, proprio non ci ho pensato. Sì, perché non prendi un po' di carne? Non importa, va bene qualsiasi tipo, comprane quanta ne vuoi. Sì, ok. Ciao, 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 stai bene. La seppelliamo qui davanti, d'accordo? Ciao, Michael. Ciao. Dov'è tuo padre? Non importa. Buongiorno. Ciao. Che succede? Niente, mi tolgo lo sporco dalle mani. No, sì, ne hai bisogno. Dave. Sì, Pete. David. Dimmi. Sei lì? Sì, che succede? Vuoi venire un istante? Ho bisogno di te. Ok, arrivo subito. Ho sempre bisogno di te. Rispondo io, Lasse. È tutto il giorno che squilla. Dave, Margie. Chi? Margie. Sì, arrivo.
Grazie. Pronto, Margie? Che c'è? Sì. Bene, bene. La giornata adatta, credo. Ok. D'accordo. Ci vediamo. Addio. Corro da Pete e tornerò fra non molto. Ok. Ehi, piccolo. Che fanno di bello? Cartoni. Cartoni. Allora, cosa c'è? Potresti accendere il motore, per favore? Vorrei provare il contagiri. Niente da fare. Non riesco a capire dov'è il guasto. Avrei bisogno del mio saldatore, se lo avessi. Tu non sai dirmi dove potrei trovarlo? Ah, potrebbe essere nel mio garage. Forse l'hai lasciato lì. Bene. Vado a prenderlo. Aspetta, l'ho trovato. Devi averlo riportato. Hai bisogno di nient'altro? No, lo posso anche manovrare da solo, grazie. Non ti preoccupare. Ok, ci vediamo più tardi. A dopo. Sparkle! Stateli. Stai qui, Mike. Dave, cosa è successo? Cosa è successo? Niente. Tu stai bene? Sì, sì, tutto a posto. Dov'è Sparkle? Mi spiace, Michael. Purtroppo Sparkle è morto. No! Con la mamma ora, vero? Sì, figlio. Proprio così.
A cosa stai pensando? A niente. Ti amo, lo sai, David. Sì, lo so. Pensi molto a lei, eh? No, qualche volta. Ma non stavo pensando a questo. Che vuoi dire? Ho una strana sensazione. È come se la morte mi fosse un'altra volta vicina. Dovunque vada. Sono impaurito. Perfino quando dormo è con me. David, va tutto bene. Hai Michael e me. Sì, lo so, non so cosa farei senza di voi. Andiamo. Fratelli, siamo qui riuniti oggi per unire Dave e Susan nel sacro vincolo del matrimonio. Tu, Susan, vuoi prendere quest'uomo come tuo legittimo sposo per amarlo, seguirlo, nelle fortune e nell'avversità, nella ricchezza e nella povertà, sempre, finché morte non vi separi? Dov'è Michael? Lo voglio. Tu, David, vuoi prendere questa donna come tua legittima sposa? Per tutta la vita, finché morte non vi separi. Dov'è Michael? Non preoccuparti per lui. Dov'è Michael? Non devi preoccuparti per lui. Aiuto! Oh, Michael, va tutto bene, piccolo. Va tutto bene, sì, non preoccuparti. Cosa succede? Michael ha avuto un incubo. Oh, piccolino. Siamo qui ora tutti e due, eh? Calmati, non temere. Lasciamo accesa la luce in sala, eh? Va bene. Adesso tenta di riaddormentarti, ok? Non c'è niente che possa spaventarti. Siamo qui vicini a te, se hai bisogno di noi. Cerca di cacciare quest'incubo. Pensa a cose felici e farai dei bei sogni. Giusto.
Notte, dolcezza. Notte. Dormi bene. Buongiorno, dormiglione. Sei affamato? Ti sei riaddormentato, eh? Tutto bene? Sì. Ok. Pronto? Oh, ciao, Margie. Qui c'è un tempo splendido. Sì, è sveglio, ma sta facendo la doccia. Vuoi che ti faccia richiamare quando finisci? Ok, ci vediamo. Ciao, Margie. Ehi, Mike, vuoi uova sbattute o fritte? Cotte. Dure o molli? Medie. Con formaggio? Che Svizzero tipo? Svizzero o cheddar? Americano. Toast? Che Prumento tipo? Prumento o segala? Bianco. Sai cosa stai per mangiare? Un sandwich indecente e un pessimo tordino. È una bellissima giornata, vero? Buongiorno. Buongiorno. Come stai? Bene. Mi prendi il giornale? Mm-hmm. Grazie. Come stai oggi? Chi era al telefono? Ah, già, era Margie. Salve, posso parlare con Margie? Grazie. Ciao, Margie, che c'è? Sai, non ci avevo proprio pensato fino ad ora. Bene, allora dove? 12:30 al Blue Diamond. D'accordo, sì. Ci vediamo. Ciao, bye bye. Dai a me. Grazie. Thank you. These eggs are pooch. Non so, Margie, non può essere frutto della mia immaginazione. Proprio non riesco a capire. Calmati, David, non badarci. Ascoltami, non hai pensato di parlarne a qualche medium? Non direi sul serio. Tu eri serio e preoccupato al punto di parlarmene. E onestamente, David, non penso che qualcuno disposto a darti una mano per aiutarti ti danneggi. Ah, sì, certo, ma e davanti il caso a una medium... ha voluto che io abbia sotto mano la persona giusta sulla quale puoi contare. Adrian De Forest. No, non credo che mi comporterei seriamente. Su, David. No, Margie, non penso sia la giusta soluzione. Attento. David, questa cosa ti sta distruggendo. Puoi spiegarmi cosa sta succedendo in casa tua? Penso di avere un karma negativo. David. Ok, andrò a parlarne. Ma dimmi una cosa, Margie. Cosa? È un lavoro redditizio? Sempre a scherzare, eh? Scusa, ma non ho potuto resistere. Sei stato incerto a lungo, non è vero? Hai notato niente che sembrasse al di fuori dell'ordinario? Ad esempio? Ad esempio strani idoli o statue intorno alla casa, oggetti che si muovono da soli. No, gli unici esseri che si muovono con le proprie gambe siamo io e mio figlio. Questa storia può avere a che fare con dei fantasmi. Può avere a che fare con spiriti o poltergeist, ma loro utilizzano altri trucchi solitamente. Dei trucchi? Sì. Mobili che si spostano, credenze che si rovesciano. Gli atti malefici sono la loro specialità. Allora che tipo di spirito uccide le piante e gli animali? Un demone, probabilmente. Il diavolo? No, non necessariamente il diavolo. Perché mi ha chiesto di idoli e statue? Vedi, perché è possibile che... un oggetto possa essere posseduto da un demone e si muove in casa come vuole l'entità. Così uno spirito o un demone si può trasformare in un oggetto? No, non si trasformano in un oggetto, ma vi entrano e lo usano come dimora, mentre sono ancora in questo mondo. È tutto così incredibile. Non ho mai creduto che i demoni e gli spiriti esistessero. So che è difficile per te ammetterlo,
E molti non ci credono. Ma devi convenire che non è affatto dannoso considerare tutte le possibilità, giusto? Sì, ha ragione. Avanti, distruggiamoli. Dai, dai, su. Michael, è l'ora del bagno. Cerca di ricordare cosa puoi aver portato a casa tua, soprattutto prima che si verificassero questi strani eventi. David. David! Hai pensato a qualcosa? No, assolutamente niente. Avanti. Smetti di giocare. Adesso. Va bene, ma cosa posso fare intanto? Niente. Finché non ne so di più, devi agire come se non sapessi nulla. Non sappiamo contro cosa combattiamo ed è meglio comportarsi come se niente fosse. Ricordati, David, nessun altro deve venire a conoscenza dei fenomeni. Pensa sia pericoloso? Sì. Cosa può succedere? Che diventino incontrollabili. Bene, ci sentiamo allora. Certo, David. Abbi fede e spera che tutto si risolva per il meglio. Lo spero anch'io. Ok? Buongiorno. Buongiorno. Mi dica. Sì, ecco, la mia ragazza ha comprato qui una scimmia di pezza alcuni giorni fa e mi domandavo se si possa sapere di dove viene. Oh, mi dispiace, ma ho cominciato a lavorare solo oggi e non saprei proprio come aiutarla. Il direttore forse glielo può dire. C'è ora? No, è andato via, lo troverà domani. Ah, e qual è il vostro orario? 10:18. Ho capito, grazie. Mi dispiace proprio. Non c'è problema, beh, tornerò domani. Salve. Togliamo lo sciame. Ok, 1, 2, 3. Susan! Che diavolo stai facendo? Fuori! Fuori! Va tutto bene? Cosa diavolo faccio? Gli stavo lavando i capelli! Ma che cosa stavi facendo? Gli lavavo i capelli! Tu stavi tentando di affogare Michael. Lo vuoi darmi ad intendere che anche questo era un incubo, David, eh? Mi fai male al braccio. Ti faccio male al braccio? David! Susan, perché? Perché? Non so che cosa succeda. Ah, non lo sai. E cosa vuol dire? Non lo sai, dimmelo. Susan. Ehi, Pete! Ehi, Pete! Chiamo un'ambulanza! Oddio! Ecco.
sicuro di star bene. Puoi dormire con me se vuoi. Sto bene ora, papà. Ok. Non riesco a credere quanto tu stia crescendo. Hai capito quel che ti ho detto riguardo Susan? Come sta Susan, papà? Io non lo so, Mike. Proprio non lo so. Ma non preoccuparti di questo. Cerca di dormire. Chiamami se hai bisogno. Ok. Buonanotte. Buonanotte. Ti voglio bene. Anch'io, papà. Ehi, Michael. Michael, dove sei? Oh no! Michael! Salve. La posso aiutare? La mia ragazza ha comprato qui una scimmia a giocattolo. Scimmia Volevo giocattolo? Volevo solo delle informazioni. Scimmia. Scimmia. Ah, sì, sì, la scimmia. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. C'è qualche problema? No, 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 no. Sono solo curioso di sapere da dove viene. Mi faccia vedere un attimo. Ok. Ah, ecco qui, ecco qui. L'ha portata qui un certo Jacob Neilman. Lo ricordo, era un tipo... un tipo strano, bizzarro. Anzi, direi... molto bizzarro. Voleva impegnarla. Gli ho chiesto dove l'avesse presa e mi ha raccontato di averla trovata tra i resti di una casa bruciata. Ma sa, era una storia che non aveva alcun fondamento di verità. In ogni caso, gli ho detto che questo non era un banco dei pegni, ma che gliel'avrei potuta tranquillamente comprare. Non ha detto nient'altro riguardo la casa bruciata, dov'era? Beh, come gli ho detto, non ho creduto a quella storia. C'è stato un incendio da queste parti. Vede, il vecchio palazzo dei Johnson è bruciato circa 3 settimane fa. Molto probabilmente lui l'ha solo letto sul giornale. Se le interessa la mia opinione, penso l'avesse rubata.
Lei sa se ci abitava qualcuno là? Oh, no. Elmira Johnson è morta già da tempo, credo. La casa era senza dubbio disabitata. Va bene. Ok, beh, grazie per l'aiuto. Non so se l'ho aiutata molto. No, invece l'ha fatta. Ok, salve. Arrivederci. Ha scoperto qualcosa? Ora vedo un po' più chiaro. Mi sono ricordata che un demone può essere portato nel nostro mondo solo da qualcuno che ci vive già. Non può venire da solo. A volte vengono trasportati contro voglia e ciò provoca la loro incostanza e ostilità. Ma non sono già incostanti e ostili, voglio dire, sono demoni. Sì, ma si incattiviscono quando vengono evocati senza il loro consenso. Senta, Adrian, stavo pensando. Mio figlio ha appena compiuto gli anni e come regalo gli abbiamo comprato una vecchia scimmia di pezza. Ah, siediti. Siediti, David. Allora così non può andare, David, e ci troviamo di fronte ad una situazione molto grave. Vedi, non posso occuparmi di lui personalmente a causa della sua natura. Devi occupartene da solo, capisci? Ma perché proprio da solo? Ascoltami, David, come medium io posseggo una particolare natura che il demonio potrebbe captare immediatamente. Nel momento in cui io entrassi in casa tua, tutto l'inferno si scatenerebbe. Ma cosa devo fare? Io non so proprio nulla a questo riguardo. Gettare quel giocattolo fuori di casa. Non voglio fare il pessimista, ma penso non sarà facile. Che cos'è? Si chiama Bethogram. Mi deve proteggere dal demone, vero? Sì, ricordati di tenerlo sempre, sempre addosso. Posso mettermi anche dell'aglio attorno al collo? Mio Dio, devi... Scusi, le sono veramente riconoscente per il suo aiuto. Speravo solo lei potesse... Lo so, e devi scusarmi. Anch'io speravo di poter compiere l'esorcismo al posto tuo, ma in questo caso devi sbrigartela da solo. Ricorda, David, fai in modo che lui non lo scopra. Ehi, Dave. Ciao. Hai un aspetto terribile. Ah, trovi. Ma quanto tempo non dormi? Penso siano circa 2 settimane. Brutto affare, sì. Eh? Sì. Posso aiutarti? Sì, qualcosa puoi fare. Dimmi. Dovresti tenermi Michael per un'ora. Sicuro? Devo scendere in città a fare acquisti. Mi terrà compagnia. Ah, oh, grazie, vecchio mio. Se ci fosse il premio amico dell'anno, lo vinceresti di sicuro. Mi fa sempre piacere aiutarti, lo sai. Mandalo pure. Ok, grazie, Pete. Ci vediamo. Ciao, papà. Ah, Dio mio. Vieni qui, Mike. Vieni qui. Sai, Pete ha bisogno del tuo aiuto. Perché non vai con lui? Intendi per la sua vecchia cella? Sì. Sì, corri da lui. Su, okay. Vai. Ok. Ascoltami, David. Come medium, io posseggo una particolare natura che il demonio potrebbe captare immediatamente. Nel momento in cui io entrassi in casa tua, tutto l'inferno si scatenerebbe. Ma cosa devo fare? Io non so proprio nulla a questo Gettare riguardo. Gettare quel giocattolo fuori di casa! Che cos'è? Si chiama Bethogram. Mi deve proteggere dal demone, vero? Sì, ricordati di tenerlo sempre addosso. Demoni. Thank you.
Accidenti. Tienilo sempre addosso. Ricorda, David, fai in modo che lui non lo scopra. È pericoloso? Sì.
centro. Sorpresa! Ehi, Pete! Cosa avete preso? Beh, Michael ed io siamo andati al mercato. Pensiamo di poter unire le nostre forze e cucinare insieme stasera. Ti va? Ah, bene. Ora mi sento meglio. Oh, sei andato a dormire? No, ho pulito la casa. Ho capito. E ora, naturalmente, ti senti più riposato. Esatto. Ok. Comunque, cucini tu oppure... Devo pensarci io. Questo vuol dire allora che dovrò cucinare anche per conto vostro. Ah, beh, dipende. D'accordo. Che c'è lì dentro? Voilà. Ah, bene, molto bene. Sei grande, grandissimo. Dov'è Michael? Oh, è fuori sul triciclo. Ragazzi, se uno potesse montare delle ali... Su quell'affare giuro che prenderebbe il volo. Sì, lo so, con quel coso è veloce quanto me. Sì, anzi, scommetto che è più veloce. Senti chi parla, il grande atleta. Oh, davvero? Beh, tutte e due avremo bisogno di fare ginnastica. Sì, è quello che dice sempre Susi. Come sta, Susa? Ha concluso le radiografie. Ti hanno permesso di vederla? Sì, stamattina. Di che si tratta? Ha una forte contusione, ma si riprenderà presto. David, non fartene una colpa. Conosci ora il perché delle sue stranezze? So che le faranno alcuni test quando starà meglio. Certo, è curioso. Il giorno prima la creatura più delicata che si conosca e poi... Sì, è vero. Beh. Che c'è a pranzo? Del pollo. E con una bella pannocchia? Perché ne hai? Quest'anno non ho visto nient'altro che quella. D'accordo, bene allora. Faccio in un minuto. Buon passaggio. Ma vabbè. Che hai? Non ti piace conoscere il mondo? Allora, hai finito di rompere. Adoro quando parli così.
Oh, Cristo! Michael! Peter, dagli tu un occhio. Ehi, bimbo. Dove bimbo, diavolo ti guardavi? Io torno subito. Io non volevo. Potevi metterlo sotto, idiota. Un bambino. David! Ma che succede? Stai attento tu, Michael. Io torno fra un po'. Voglio vedere se riuscirai a cavartela stavolta. Non potrai bastare. Non ho paura della pioggia, non ho paura. Pronto? Ah, ciao mamma, dove sei? Bene, vengo a prenderti. Dove sei? Ok, sì. Sì, va bene.
Beh, sì, rimarrà sorpreso. Bene, ci vediamo fra un po'. Sì, ciao mamma. Ehi, Mike, la nonna è all'aeroporto, sarà qui a minuti. Oh, bene. Perché non ti assicuri che la tua stanza sia in ordine? Va bene. E cambiati anche quella maglietta, mi raccomando. Questa mi piace. Puzza, è indecente, cambiatela, altrimenti la nonna penserà che te l'abbia rovinata io. Ok. Bene, ragazzi, io sono arrivata. Hai preso tutto? No, mi manca questo e poi credo di avere tutto. Beh, arrivederci. Siete state veramente gentili, ragazze. Ciao. Addio, Mary. Andate piano. Addio. Ciao. Mary. Oh, Pete. È una gioia rivederti, bentornata. Grazie, Pete. Bene, perché non mi hai chiamato per farmi sapere che arrivavi? Ho incontrato Sara. Sara? Sì, era anche lei all'aeroporto, aspettava dei parenti. Beh, sei stata fortunata allora. Sì, ma dimmi tu come stai, caro. Bene. E la tua automobile, sei poi riuscito a venderla? Sì, anche se non è stato facile, ti devo dire. Ah, sono felice. E come ci sei riuscito? Beh, conosci le mie doti di affabulatore. Certamente. E poi ho avuto fortuna. Benissimo. Oh, sei un vero cavaliere. Nonna! Oh, Michael, vieni, piccolo. Accidenti, il telefono. Devo correre, ma ci vediamo più tardi, d'accordo? Sì, grazie. Come stai, Michael? Bene, è per me, nonna. Sei tu, mamma? Sì. E dimmi, com'è andata la festa di compleanno? Bene, posso aprirlo ora? Oh, lascialo qui sopra. E aspetta che ci sia papà, ok? Ok. Mamma! David! Oh, ma cosa ti è successo? Nulla di grave, mamma. Come nulla? Hai avuto un incidente? Ah, non ci crederesti se te lo raccontassi. Posso aprire ora il regalo, nonna, ti prego. Sì, certo, caro. David, sei sicuro di stare bene? Ah, sì, certo, mamma, certo. A proposito, hai visto come ho curato le tue piante? Oh, bellissime, non posso credere che siano così rigogliose. Papà, guarda! Non è un amore. Michael, fuori di qui! David, ma anche tu cosa sta succedendo?